Nel 1993 il comitato di zona Ajesci Carpi nomina il primo incaricato di protezione civile. Nasce così la pattuglia di emergenza e protezione civile, che sarà composta da 10 capi e 7 rovers scolte, ragazzi e ragazze, dai 18 ai 21 anni. Quest'anno si è festeggiato il 30° compleanno con una mostra che è stata inaugurata venerdì 22 settembre presso la Sala Duomo a Carpi, alla presenza del sindaco Alberto Bellelli per il comune e di Don Carlo Berlini per la diocesi. Ho iniziato 30 anni fa con questa esperienza della protezione civile, che era una cosa che era nuova, prima era tutto lasciato molto all'iniziativa dei singoli capi e 30 anni fa abbiamo iniziato a strutturarlo un po'. E siamo partiti con questa piccola pattuglia di 6, 7, 8 persone, adesso non ricordo esattamente quanti fossimo, però abbiamo iniziato a strutturarla e a cercarla di coinvolgere un pochettino tutti i gruppi della zona per fare un cammino comune e tutti insieme. E poi vederci qua dopo 30 anni che c'è questo gruppettino abbastanza importante che continua il cammino iniziato allora, sono belle sensazioni, ci fa sperare che sia una cosa fatta bene e sono contento di avere dato la prima pietra per far partire questo gruppo. Abbiamo chiesto a Matteo Diacci, incaricato di zona del settore protezione civile, cos'è e di cosa si occupa la pattuglia e quali sono stati gli interventi più significativi. La protezione civile Ajesci è praticamente un settore della Ajesci che si occupa di intervenire in caso di emergenza, quindi quando ci sono emergenze sul territorio, come la recente emergenza alluvione in Romagna e in Emilia, o le frane che ci sono state, la meno recente Covid, ma dove tuttora siamo all'interno, o terremoti che ci sono stati. A dire la verità, Ajesci è un'associazione educativa, quindi la presenza nell'ambiente protezione civile si svolge in due modi, qua lo vedete anche nella mostra. Uno è quello dell'educazione dei ragazzi e dell'ambiente in cui viviamo ai temi della protezione civile, ai temi della sicurezza, e l'altro è quello di intervenire in caso di emergenze, in caso di calamità che ci sono state a supporto delle fasce più deboli e dei nostri cittadini, quindi di aiutare in questa situazione. Gli interventi più significativi sono stati tanti perché Ajesci Carpi, Ajesci Zona di Carpi è intervenuta sia a livello nazionale in supporto all'associazione nazionale con interventi significativi, ad esempio partendo dall'alluvione in Piemonte del 94 fino ad arrivare agli ultimi eventi del Covid o dell'emergenza in Romagna. Di sicuro l'evento più significativo che abbiamo affrontato come associazione, ma come territorio, quello del sisma del 2012, dove ha visto praticamente tutti i gruppi lavorare sul proprio territorio a supporto dei cittadini, dei propri cittadini, dei propri compaesani, per dare quello che serviva e aiutare le amministrazioni nello svolgere il proprio dovere e la propria assistenza alla popolazione. La mostra è stata resa possibile grazie al sostegno della Fondazione Cassa di Risparmio di Carpi e di Ajesci, zona Carpi.